Ciao a tutti! Dato che sicuramente a gennaio sentiremo tanto freddo, avrete bisogno di scaldarvi. Motivo per il quale oggi io vi porto 5 modi veloci per scaldarsi. Sapete quella classica situazione dove l'insegnante vi dice scaldatevi, oppure che magari arrivate prima della lezione e vi volete scaldare velocemente. Diciamo che in inverno è abbastanza fondamentale questa cosa. Quindi ho deciso di portarvi appunto questi 5 metodi che sono assolutamente semplici, alla portata di tutti. Il primo metodo è abbastanza intuitivo, anche se è un metodo che personalmente non mi piace, perché io e questa cosa siamo proprio agli antipodi, però non c'è niente di meglio che una bella corsetta. Se vi ritrovate in aula o comunque in uno spazio dove è possibile fare questa cosa, fatevi una corsetta anche sul posto o in cerchio, insomma, come i cavalli, e sicuramente avrete modo di scaldare non solo i muscoli del corpo, ma anche il fiato. Questo però è un modo, diciamo, che va bene per qualunque sport, non necessariamente per la danza. Per la danza, diciamo che va bene per incominciare, cioè se proprio fa freddo, tanto freddo, allora una corsetta va benissimo. Il secondo modo è un pochino più specifico per quanto riguarda la danza e va fatto con cautela comunque. Post corsetta o senza corsetta io suggerisco una serie di saltini, saltini molto semplici, che possono essere semplici salti piedi uniti, cambiando posizione dei piedi, oppure saltini a casaccio. Ugualmente alla corsetta vi aiutano sicuramente a scaldare in generale tutto il corpo in maniera molto veloce, aiutano a fare il fiato, ma soprattutto aiutano a sgranchire un pochino i piedi, che sono degli strumenti assolutamente fondamentali per un ballerino. Un altro metodo che vi consiglio per scaldarvi, ma anche questo va preso molto molto con le pinze, perché se fatto nella maniera scorretta comunque poi avrete dolore ai polpacci per giorni, sono dei relevé, quindi questo movimento nel quale il piede da terra piegando le gambe sale sulla mezza punta. Anche questi li potete fare in sequenza, li potete fare cambiando posizione. Una cosa che suggerisco è di farli lentamente per cominciare, testando anche un po' l'equilibrio. In questo modo andrete a scaldare o comunque a tonificare, tra virgolette, prima di una lezione anche l'addome e i muscoli della schiena, che sono fondamentali appunto per l'equilibrio, ma soprattutto potrete concentrarvi anche sulla postura in modo da non doverci pensare poi in corso d'opera mentre fate lezione. Successivamente, dopo averli fatti lentamente, potete tranquillamente fare delle serie un pochino più veloci, ecco. Passiamo agli ultimi due metodi, che sono anche quelli secondo me più funzionali, però richiedono un pochino più di tempo, non sono estremamente veloci come gli altri tre che vi ho nominato, perciò anche questi documentatevi e cercate di farli in maniera mirata. Il quarto metodo veloce per scaldarsi che vi consiglio è lo stretching. Sembrerà banale, però uno stretching mirato e soprattutto graduale aiuterà sicuramente tutto il vostro corpo a sgranchirsi e scaldarsi nella maniera più adeguata. Per esempio, se in quel momento sentite doloretti, dovete sgranchirvi un po' tutto il corpo, vi sentite appunto freddi, inteso come si intende nel mondo della danza, potete per esempio iniziare sdraiandovi per terra e tirando le varie parti del corpo, sgranchendovi liberamente. Se invece sentite freddo ai piedi, io vi suggerisco di scaldarli muovendoli o comunque salendoci sopra, sempre con cautela ovviamente, non prendete con le pinze quello che dico. Se vi sentite le anche un po' calcificate, potete muoverle in fuori e in dentro, però la cosa migliore secondo me è cercare di fare uno stretching oculato partendo dalla testa, il collo, la schiena e poi successivamente le gambe, perché in realtà le gambe sono quella parte del corpo che viene poi scaldata in maniera abbastanza automatica durante la lezione, mentre schiena, addome, braccia, collo sono cose a cui dovete dare più occhio voi, quindi sono le cose che secondo me vanno scaldate prima di qualunque altra. Infine, il metodo numero 5 è quello che io preferisco, infatti l'ho tenuto per ultimo proprio per quello. Sembrerà inusuale, però io adoro iniziare la lezione, o anzi prima della lezione, fare del free movement, che è una parola che io ho imparato grazie al metodo Royal Academy, perché appunto ai tempi in cui io facevo gli esercizi da piccolina c'era questa parte della lezione che era dedicata al free movement, quindi a dei movimenti un po' più liberi, un po' più non so come definire, spero che abbiate capito, insomma, più liberi, ecco. E prima di iniziare la lezione è bello, anche senza dargli un particolare senso, muovere liberamente tutto il corpo, sia da sdraiati è una cosa bellissima e rilassantissima.
che però in un modo o nell'altro ti scalda, ma anche da in piedi, da seduti, insomma, ti aiuta un po' a ritrovare l'armonia con il tuo corpo e involontariamente alla fine si scalda muovendosi in varie direzioni. Attenzione a non farvi prendere troppo la mano con questa cosa, perché a me è capitato un sacco di volte di muovermi, di farmi prendere un po' dall'energia di quel momento e rimanere incriccato da qualche parte, quindi anche lì andate con molta lentezza e molta calma. Però è il mio metodo preferito per scaldarmi prima di una lezione. Ora tocca a voi, ditemi qual è il vostro metodo personale per scaldarvi prima di una lezione, possibilmente in maniera veloce, perché comunque il tempo stringe, le lezioni non sono infinite e quindi il tempo per scaldarsi in autonomia prima della lezione non è tantissimo. In ogni caso accetto consigli qua sotto nei commenti. Non dimenticatevi, se vi è piaciuto questo video, di lasciare un pollicino in su, di condividere questo video su tutti i vostri social e ovviamente, se vi piacciono i miei contenuti, di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo il 6 gennaio con il consueto appuntamento con il tag mensile. Invece il prossimo Danza con Jo sarà l'11 gennaio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!